Amici belli, rieccoci con la puntata dedicata al Volley Catania e come sapete io quando si parla di Helios Messaggeria Catania sono contenta perché ormai mi sono proprio affezionata, ma infatti sapevo già che oggi finalmente avrei conosciuto il piccolo grande Sergio. Ciao Sergio! Ciao a tutti! Sergio Petrone, 21 anni, 22 li deve fare ancora, ci tiene questa cosa. E fra l'altro... Come? No, sono giovane, dico. Certo, sei giovanissimo, infatti fai bene a puntualizzare, diciamo, la tua età. Sono contenta di conoscerti perché in queste ultime settimane mi hanno parlato molto di te, perché diciamo ti sei trovato in una situazione un po' complicata da gestire, giusto? Un po', sì, hai avuto un'occasione comunque, cioè è sempre stata un'occasione, quindi cioè, è stato bello rimpiazzare... da sfruttare, diciamo. Sì, ovviamente mi dispiace per Quan che comunque si è fatto male. È un po' quindi, infortunato. Sì, speriamo si riprenda nel corso di questa settimana. Assolutamente. Sergio praticamente ha dovuto sostituire il capitano, l'imprescindibile, l'irrinunciabile Juani, come lo chiamate voi, sì. O Giovanni, perché ho scoperto anche che è stato chiamato anche Giovanni Finoli durante la partita, sì. Me lo confermi? No, non me lo ricordo. Non te ne puoi accorgere giustamente perché nella citazione della partita. Perché giustamente lui è davvero un perno fondamentale di questa squadra. Sì, anche da un punto di vista caratteriale, cioè soprattutto è uno di quelli che si fa sentire in campo, sicuramente non sta là in silenzio, anzi aiuta molto. Mi piace questa cosa che mi stai dicendo, perché non l'avrei mai detto avendolo conosciuto, invece uno che in campo ha molto polso, no? Sì, magari ha i suoi modi, però si fa sentire, cioè la sua presenza si fa sentire in campo. Almeno io che lo vedo dall'esterno, poi certo. Da dentro non è che sento tutto quello che dice, però beh, magari certo. Da fuori da questa impressione. Vedi che dà anche la giusta direzione quando magari la squadra si sta un po' appiattendo, si sta un po' sedendo, come si suol dire, no? Sì, diciamo che sì, appunto, ha i suoi modi sempre, poi bisogna saperlo interpretare, perché magari c'è chi se la prende, chi magari invece la prende come un consiglio, quindi certo. La prende bene. Tu non però... sei un tipo permaloso. No, rispetto no. Alla squadra, diciamo di no. Mi piace questa cosa che hai detto. No, poi comunque sono abbastanza tranquillo in generale. Si vede, sei tranquillo. E poi la cosa che io ho notato mentre parli di Finoli è che ho la sensazione che ci sia ammirazione da parte tua nei suoi confronti. Sì, abbastanza, dai. È bravo, veramente bravo. Bravo, bravo e veramente bravo, veramente bravo. E però, come succede spesso durante un campionato, ci si infortuna e allora qualcuno deve sostituirti. Chiaramente quando bisogna sostituire un personaggio come Finoli si sente un po' di responsabilità addosso. Sì, un po' sì. Dai. Un po', però in ogni caso io ho fatto quello che mi è stato chiesto di fare. Sono andato là, ho giocato tranquillamente e alla fine è riuscita qualcosa, no, a quanto pare. Io so che sei stato molto apprezzato perché hai fatto delle cose che forse addirittura non ci si aspettava da te. Questa è una cosa bella, eh? Quando gli altri un pochino ti sottovalutano perché sei una persona educata, perché questo succede alle persone educate, no? Che stanno nel proprio angolino, poi dimostrare di essere invece di carattere è una soddisfazione doppia, secondo me. Sì, certo, è stata una soddisfazione, infatti. Cioè, magari non me l'aspettavo neanche io di sorprendere qualcuno, però alla fine... Hai sorpreso andava... te stesso? Che è la cosa più importante. Non lo so, in realtà... Non so, penso di aver giocato bene, però nonostante la sconfitta... Perché chiaramente ci non sono... Non devo giudicarmi io in ogni caso, c'è qualcuno che deve giudicare me, non sono io che devo darmi un giudizio. No, però sai, alla fine di una partita, a prescindere dal risultato, è come quando io trasmetto in radio, no? Alla fine di una trasmissione ci sono giornate in cui tu dici, ma sono soddisfatta di quello che ho fatto, no? Tipo alla fine di questa nostra chiacchierata io capirò se mi è piaciuta come è andata, oppure dico, ma potevamo farla meglio. Succede. Sì, vabbè, non vorrei sbilanciarmi più di tanto. Quindi... Bravo! Sto così. Il ragazzo ascolto è diplomatico. Bravo. Sta nel suo, il ragazzo è modesto, bravo, farai strada, guarda, io te lo auguro di cuore. A proposito, abbiamo già fatto riferimento alla partita di ieri. Ne parliamo fra pochissimo, quindi voi restate lì. Amici belli, rieccoci qui con Sergio Petrone, un ragazzo che non si sbilancia, che giustamente dice, sono gli altri che mi devono giudicare, ma... A giudicare da quello che mi hanno raccontato e a giudicare anche dal comunicato stampa, posso dirti che hanno parlato tutti benissimo di te, perché ieri, fra l'altro, insomma, la partita molto tosta, eh. Raccontaci difficile. Un po' che cosa è successo.
Non so, noi siamo entrati in campo comunque senza nulla da perdere, perché comunque avevamo una squadra con l'organico ridotto, visto che mancavano Juan, mancava anche Filippo, manca da un paio di settimane anche Federico Mazza, quindi abbiamo giocato con al centro, come centrale ha giocato Francesco Corrado, quindi diciamo che eravamo un po' messi, Francesco Corrado, che io tifo per alla te, eh? fine ha fatto la sua bella partita anche lui al centro, nonostante non sia il suo ruolo. Quindi già era una partita difficile per l'avversario, che è sicuramente uno tra i più Certo. attrezzati del campionato. Noi quindi ce l'abbiamo messa tutta quanta, cioè abbiamo dato il massimo pur di portare qualcosa a casa, alla fine Certo. abbiamo portato un punto, Che in tutto questi sommato non casi, è. no, in questi casi è un punto che vale molto di più, Sì, secondo magari me. all'inizio nessuno si aspettava di portare a casa un punto, quindi è stato a maggior ragione, cioè sudato Certo. cioè, è stata una soddisfazione comunque portarlo a casa, nonostante il pre-gara comunque, tutto l'inizio. Diciamo che già all'andata eravate stati mazzuliati, come si suol dire, Sì. no? Da questa squadra che comunque è una squadra molto forte e in vetta alla classifica, inutile Anche i nomi negarlo. importanti. Certo, quindi ovviamente già c'era questo tipo di preparazione. In più vi siete trovati in una condizione un po' particolare da gestire e poi il fatto, ecco, mi piace che tu abbia sottolineato che vi siete dovuti tutti un po' mettere in ruoli diversi rispetto a quelli abituali. In questi casi, secondo me, più della tecnica aiuta veramente il cuore, Sì, infatti abbiamo dimostrato di essere comunque un gruppo compatto che, nonostante appunto alcune defezioni, alcune cose, siamo riusciti lo stesso a concludere qualcosa. no? Io quello che posso dirti è che ho seguito in radio e mi hanno raccontato già degli ascoltatori e so che il Palacatania è impazzito per voi perché comunque si è visto tutto questo sangue buttato in campo, no? Sì, è stato bello. Poi anche loro avevano una bella tifoseria cioè, che si erano portati dietro, quindi è stato appunto bello anche questo confronto Appassionante. anche di tifosi, di gente che esultava per un punto nostro e per un punto loro, no? Il classico silenzio, quindi Certo, è stato bello. bello. Chiaramente Anche poi da questo fa vivere in campo tanto. ancora di più, cioè, È chiaro. è chiaro. Senti, Sergio, tu sei del 97, come dicevo poco fa, e sei un siciliano, sei catanese, e sei in questa squadra. Questa è la seconda stagione che giochi, no? Che sei nell'Elios Messaggerie. No, la prima. La prima L'anno eri scorso era la Gupe. alla Gupe, che poi è Sì, nata questa adesso. sorta di fusione, no? Sì, una Una collaborazione. collaborazione, una partnership, chiamiamola come vogliamo. Ha giocato anche a Sant'Agata di Battiati, Sì, sempre a Gupe. sempre Gupe, e quindi insomma sei uno che si muove su questo territorio, Sì, no? per adesso sì, anche per motivi di studio, di tante Perché studi cose. ingegneria, Sì, qua a Catania, quindi. quindi unisci diciamo lo studio allo sport. E Sì, adesso però. invece direi che no, ci devi riuscire, Sì, scusa. adesso ci sto riuscendo, dai. Quindi va bene così per Ci adesso. riesci, ci riesci. Siete proiettati già, dicevo, verso la prossima partita, naturalmente, perché c'è un'altra trasferta e anche in questo caso è una trasferta bella tosta. E poi, diciamo, c'è un'infilata di partite una dopo l'altra. Sì, sarà una trasferta lunga, visto che staremo anche a Cuneo Anche per fuori, diversi giorni. certo. Ma che situazione abbiamo, diciamo, in termini di infermeria? Perché io questo devo chiedertelo, se sai qualcosa, se puoi dirci qualcosa. Non so, sia Juan che Filippo non avevano cose gravi, quindi penso che questa settimana recupereranno. No, Federico lo sappiamo che povero Federico, è vabbè, sì, lo sappiamo ancora. leggermente fuori dai giochi in questo Speriamo periodo, torni il prima povero. possibile, però Glielo per auguriamo adesso è tutti. sicuro che. Cioè, questa settimana è sicuro che non No, tornano. no, anche la Ma prossima, dico, secondo me purtroppo. Juan e Filippo ce la fanno recuperare, sia per Cuneo che poi per la Coppa Italia mercoledì prossimo. Quindi, insomma, diciamo che ci stiamo dentro, ecco. Tu Sì. sei pronto eventualmente per. Io sono sempre pronto, non c'è bisogno di chiedere, sono sempre pronto e basta. Operativo. Oh, Poi dall'anno Sergio. scorso ero anche, cioè fino all'anno scorso ho sempre giocato, sono sempre stato abituato a giocare titolare, quindi quest'anno è una cosa diversa, però in ogni caso sono sempre pronto a dare il mio contributo. Allora, Mister Puleo, il ragazzo è sempre pronto, quindi eventualmente dico ci siamo. Sergio, io ti auguro buona fortuna sia per l'università, ma principalmente per la pallavolo, perché a noi interessa più questo, devo ammetterlo. Ecco, e naturalmente alla prossima, perché tornerai sicuramente a trovarci in salotto. Sì, sicuramente. Va bene, grazie.